è necessario passare da questo punto di vista in cui vediamo la sostenibilità come un titolo, come una parola che un po' si utilizza dappertutto, e prenderla invece come parte integrale della nostra vita, sia a livello personale che a livello, diciamo, lavorativo. A livello aziendale ovviamente è molto necessario iniziare a integrare tutti questi concetti di sostenibilità con quello che sono le attività che si fanno e i servizi che si offrono appunto all'interno dell'azienda. E per FM la sostenibilità è un elemento molto importante, perché, diciamo, finora quando parliamo di questo tema si pensa direttamente al tema ambientale. C'è un elemento che magari è rimasto un po' indietro e che oggi capiamo che è fondamentale all'interno di tutto l'ambito sostenibilità, che è quello sociale. Ed è proprio questo elemento su cui FM sta puntando in particolare, perché soprattutto in uno dei settori dove lavoriamo, che è quello del facility management, troviamo appunto dei lavoratori che fanno proprio come lavoro quello di rendere gli spazi disponibili e fruibili per le persone. Lo sforzo che stiamo facendo adesso in FM è quello di cercare di creare un framework sia contrattuale che anche di certificazione che assicuri che questi lavoratori siano valorizzati nel modo giusto, e assicurare che appunto il lavoro che fanno questi lavoratori tutti i giorni segua appunto tutti gli elementi di parità di genere, di decent job, economic growth, tutti gli elementi associati con i parametri di salute e sicurezza nel posto di lavoro.